Antonio Di Donna, Gazzetta dello Sport. Buonasera. La serata che si aspettava, che immaginava, che probabilmente sognava e che può segnare una svolta nel campionato del Crotone nella lotta salvezza. È andato tutto nel verso migliore per il Crotone. È da quando sono tornato, quindi parlo al passato e mi riferisco da Ascoli, 2 partite fa, alla partita di Cittadella, dove abbiamo lasciato qualcosa per strada, dove sicuramente potevamo fare punti importanti e invece non l'abbiamo fatto. Ci siamo ritrovati ultimo in classifica giocando un ottimo calcio e meritando di portare a casa risultati diversi. E stasera finalmente sono contento che non abbiamo preso gol e soprattutto che abbiamo vinto una partita che in questo momento sembrerebbe contro una diretta concorrente. L'apporto dei nuovi mister, come li ha visti stasera? È importante, Assolutamente sì, ne avevamo bisogno, sicuramente arriveranno altri rinforzi e credo che possono sicuramente portare un entusiasmo nuovo. Sotto l'aspetto tecnico sicuramente Macciacci ha fatto una grande partita, sicuramente può fare meglio, molto meglio, anche non soltanto lui, ma anche questa sera. Potevamo fare 3-4 gol davanti alla porta sbagliando l'ultimo passaggio, però questa è una cosa che si verifica dall'inizio del campionato, perlomeno da quando ero io in panchina. Dobbiamo migliorare lì, però il fatto di non aver preso gol qui a Foggia contro questo Foggia è sicuramente un segno di maturità. Buonasera. Buonasera, ciao. Buonasera. Giovanni Vigilante, sono Foggia.it. Le condizioni di Spalletti innanzitutto? Non mi riconosceva a fine partita, non sto scherzando, una battuta, però ha preso una grandissima botta, gli girava la testa e abbiamo perso sicuramente spessore, perché sicuramente ha fatto una partita di presenza. Chiaro che mi piacerebbe che giocassimo un pochino di più la palla, potessimo avere più padronanza del campo, però ripeto, qui a Foggia è difficilissimo giocare. Erano i tuoi intenti, nei suoi intenti, bloccare il Foggia, sorprendere il Foggia nei primi minuti delle due frazioni di gioco. Beh, l'avevo detto la vigilia, credo che già lo stadio di per sé ti spinge a dare nei primi minuti qualcosa in più. E allora era importante non sbagliare l'approccio. Siamo stati bravi perché nelle prime 3 o 4 situazioni siamo ripartiti veramente da grande squadra. Poteva essere un risultato già più rotondo nel primo tempo, subito all'inizio del secondo anche, e quindi c'è soltanto da fare i complimenti ai miei giocatori. Domande? Sì, però c'ho le mani occupate. La scelta di schierarsi a specchio, mister, è dettata Aspetta un dalle attimo che vi dà il assenze. microfono per le telecamere. Però non posso usarlo. Grazie. Dicevo, la scelta di schierarsi a specchio dettata dalle assenze, anche magari da quella di Lallini negli ultimi minuti, o aveva già l'intenzione di schierarsi così proprio per affrontare uomo su uomo il Foggia? Abbiamo lavorato dall'inizio settimana in questa maniera e secondo me poteva essere un'idea buona. E oltretutto, viste le assenze di Benali, di Martella e di Marchizza, non volevo concedere magari qualche giovanotto in una partita così difficile, per l'ambiente che potevamo creare. E quindi diciamo che le cose sono andate abbastanza bene. Non mi piace fare questo tipo di partite a stare magari molto dietro e non palleggiare, però bisogna tenere conto che comunque avevamo di fronte una grandissima squadra e quindi ci ha costretto delle volte ad avere un baricentro molto più basso rispetto a quello che mi aspettavo. Sicuramente lì possiamo e dobbiamo migliorare perché partite come queste, quando si aprono, soprattutto di così facile lettura, secondo me puoi avere un palleggio migliore per poter far male non soltanto nelle ripartenze, ma anche tenendo la squadra avversaria nella propria metà campo. Mister, tutto positivo, forse
qualche tratto proprio di gioco alla fine del primo tempo, quasi di nuovo un po' di, non dico supponenza, ma di consapevolezza troppa sotto questo aspetto. Stroppa. Forse... Non bisogna fraintendere il fatto che magari si palleggi, si giochi la palla dietro col fatto di andare a prendere in giro un avversario o di avere la presunzione di fare un qualcosa di, che non abbia un obiettivo. Credo che i suoi colleghi qua si sono abituati a vedere un calcio di palleggio, in ampiezza, in verticale, e la strada deve essere questa. Non posso permettermi di fare partite come questa, è chiaro che premetto, sono molto soddisfatto. Però in partite come questa io ho gente come Barberis, Sampierisi, Spolli, cioè è gente che ha fatto la Serie A, e quindi non è supponenza, è la consapevolezza chiaramente dettata da un'idea comune di tenere la palla e di giocare la palla come si deve. Rimanete a Foggia e vi allenate qui o si rientra? Si rientra domani mattina. Stiamo facendo allenamento adesso con chi non ha giocato e domani mattina rientriamo. Complimenti. Grazie. Ci sono altre domande? Io. Mister, buonasera. Buonasera. Le chiedo se si aspettava un po' già con il 3-5-2 e le chiedo quanto ha influito il fatto che Stroppa conosce a memoria quasi la stessa squadra. Non lo so, se fosse così giocherei tutte le domeniche contro Foggia, ma scusatemi, ma non è così. Io devo fare i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la gara, devo fare i complimenti ai miei giocatori per come si stanno allenando. E non è facile trovare le energie nervose, trovare l'entusiasmo quando io ho ripreso la squadra terz'ultima, ci siamo trovati comunque con delle prestazioni eccellenti all'ultimo posto. E questa, devo dire, non è una squadra da ultimo posto. E sono contento perché una partita del genere, portarla a casa qui a Foggia, vale doppio, ma non per il mio passato. Perché sportivamente, calcisticamente, venire qui a Foggia e vincere le partite così vuol dire che è un segno di grandissima maturità, unità di intenti. E credo che la strada sia giusta. Le ultime tre prestazioni, le mie tre prestazioni da quando sono subentrato, sono su questa linea, su quest'onda qua, e bisogna proseguire. Questo risultato ci deve dare forza, consapevolezza e andare veramente avanti, perché c'è un girone di ritorno aperto. La Serie B ci insegna che per 2-3 risultati utili, eravamo distanti, adesso vediamo i risultati di questo weekend, vincendo due partite consecutive ti ritrovi ad avere una bella boccata d'ossigeno e a fare il campionato che probabilmente, sicuramente alla vigilia di questo campionato eravamo partiti con obiettivi diversi. Eravamo in linea finché lì e c'ero io. Poi quando sono tornato ho trovato la squadra in zona di retrocessione. In questo momento la mia soddisfazione è ritrovare la squadra che ha una gran voglia di essere allenata da me. E tornando ad oggi, che impressione gli ha fatto tornare qui allo Zaccheria nel suo ex stadio e giocare contro la sua ex squadra e ritrovare i suoi calciatori? È emozionante. Io lo sapete... A più riprese ho detto e ridetto quello che sento, che sentivo. Il primo giorno qua ho detto che ero l'uomo giusto, al posto giusto, nel momento giusto. È andata così. E quindi devo ringraziare i fratelli Sannella che mi hanno dato questa opportunità di diventare uno degli allenatori più vincenti della storia del Foggia. Quindi li ringrazierò a vita.